Ciao, oggi vi parlo di questo libro, Le 18 frustate, Gavron, Assaf Gavron, bel libro. E perché si intitola così Le 18 frustate? E la storia non parte da così, ma insomma il titolo deriva da quello che era successo durante il mandato inglese in Palestina. E degli ebrei avevano tentato un'azione contro gli inglesi, erano stati presi e c'erano dei maggiorenni che sono stati condannati a morte ed è stata eseguita l'esecuzione, e un minorenne che è stato condannato invece a ricevere 18 frustate. E queste 18 frustate ha avuto un effetto devastante sugli ebrei, perché in qualche modo sono state considerate come un atto che è umiliante nei confronti degli ebrei. Si è accettata l'esecuzione dei maggiorenni come un atto di guerra, ma comunque insomma non umiliante, mentre queste 18 frustate sono state considerate appunto umilianti. Ecco, a partire da questo fatto, il romanzo invece è nell'attuale. Chi sono i protagonisti di questo romanzo? Sono due donne, due uomini che al tempo in qualche modo avevano avuto a che fare con queste 18 frustate. Non vi sto a raccontare nei dettagli, ma erano degli due inglesi, queste quattro persone, che al tempo appunto facevano parte del contingente inglese in Palestina, e due donne, due ragazze ebree, che stavano assieme a questi due inglesi. Non era ben voluta assolutamente la formazione di coppie miste di questo genere, però insomma è avvenuto. Finita la guerra, tutto si è rotto, le coppie si sono allontanate e si riparte da adesso. Si riparte da che cosa? Dal funerale di uno di questi quattro, di queste quattro persone, l'inglese che era venuto in Israele, era tornato, aveva trovato la ragazza del tempo, aveva creato nuovamente un rapporto molto felice, però poi è morto. Da qui nasce tutta una storia che vede sentimenti di vendetta, vede sentimenti d'amore, e una delle due ragazze chiede aiuto ad un tassista per in qualche modo investigare su quello che è successo. Stiamo parlando di assassini, stiamo parlando di un giallo, anche se il tema è trattato in modo molto leggero. Ecco, tutta la storia insomma si sviluppa recentemente, non vi dico assolutamente nulla di questa storia perché sennò tanto vale comprare il libro. Perché piace questo libro? Perché è una storia che avviene in Israele. Gavron è bravo nel raccontare la vita di Israele senza focalizzarsi, come alcuni fanno, e magari anche molto bene, sul rapporto, necessariamente sul rapporto con i palestinesi, con gli arabi, eccetera. Quindi racconta la società attuale israeliana, racconta anche proprio nella storia di questo tassista che si muove, no, nella città di Tel Aviv e di Israele, Gerusalemme, racconta la sua vita, i suoi incontri, e dà uno spaccato molto interessante della realtà attuale israeliana, del tipo israeliano, no? Del carattere che ha l'uomo giovane, moderno, israeliano, di quello che succede in Israele. Ecco, questo bel libro potrebbe essere ambientato in altre parti, se valutiamo questo punto di vista, però invece è ambientato in Israele ed è bello, io lo consiglio senza dubbio. Assaf Gavron, io ho letto solo questi due libri, questo e quell'altro, La collina, insomma secondo me si dimostra un ottimo scrittore in grado appunto di descrivere una società ormai staccata, almeno una parte di questa società staccata dall'eterno conflitto con gli arabi, anche se non è nascosto, è staccata dall'eredità incombente della Shoah, come molti autori invece continuano a fare. Ma anche loro, bene, accidenti, non è che bisogna per forza staccarsi, però insomma ci sono modi diversi di trattarla. Bene, Le 18 frustate, eccolo qua il libro. Gavron, l'editrice è la Giuntina, fa dei bellissimi libri
israeliani, di autori israeliani, e insomma un'ottima casa editrice. Buona lettura.